si è tenuta una commissione importante, una commissione congiunta, sanità e servizi sociali. Abbiamo portato l'attenzione alle riaperture degli asili, che è una cosa, un tema che a mio avviso è importante. È vero, ci è mancato il numero legale per problemi comunque di un consigliere che magari ha avuto dei problemi suoi personali. Ringrazio l'opposizione che ci ha sostenuto questa commissione. A mio avviso ho trovato ho letto un comunicato dove l'opposizione rimarcava il fatto che avevano sostenuto il numero legale, ma anche ci accusavano che c'è una maggioranza spaccata, che a mio avviso non è vero, perché questa maggioranza si sta dimostrando sempre più pronta e preparata ai temi, quegli algheresi, e soprattutto su un tema importante come gli asili. La Regione Sardegna ha risposto a una mia email, che a giorni poi verrà pubblicata, dove a breve verranno riaperti tutti gli asili comunali. Ovviamente non voglio fare polemica sulle dichiarazioni dell'opposizione, però l'opposizione è opposizione e la maggioranza si sta dimostrando sempre più attenta ai problemi della città in questo momento molto difficile, che è il problema sanitario. Trovo davvero difficoltà a capire questo atteggiamento scontroso e non propositivo da parte di questa opposizione, che comunque su un tema così importante come gli asili ci deve essere più unità tra le due parti che sono maggioranza e opposizione, invece non è stato così. Però ritengo che l'obiettivo è arrivato. A breve avremo una risposta concreta su queste linee guida presentate a livello nazionale, sulle riaperture degli asili, e questo è quello che conta, il risultato. L'opposizione ha puntato il dito sull'assenza di un consigliere, sul ritardo dell'assessore competente, sottolineando il fatto che appartengono alla stessa lista. Ma l'assessore Poverina rientrava, era un viaggio, anche lei si deve riposare, rientrava ma era informata di tutto, quindi non capisco questo atteggiamento dell'opposizione. Il consigliere che non si è presentato avrà avuto i suoi motivi, però comunque voglio ringraziare l'opposizione che è responsabile, perché il fatto che abbia tenuto comunque la commissione è un senso di responsabilità. Mi dispiace più che altro delle queste accuse che vengono fatte nei confronti di una maggioranza spaccata, una maggioranza che ha difficoltà, ma non è vero. Una maggioranza che sta vivendo un momento traumatico, ma non per la maggioranza, ma per la situazione che stiamo vivendo. Una situazione critica, una situazione che sta toccando tutti i nostri concittadini, una situazione che sta toccando a livello nazionale, un problema che ancora ad oggi non è stato ancora sistemato, quindi non comprendo questo loro atteggiamento verso questa maggioranza. Io sono contento di aver fatto questa commissione, perché ho portato l'attenzione a quali sono i problemi dei bambini, i problemi dei familiari, i problemi dei genitori. È questo che conta, non il problema della maggioranza, ma il risultato che portiamo, perché siamo tutti referenti per i cittadini algheresi, perché siamo stati eletti per rappresentarli. Poi chi ha vinto, chi ha perso, non posso farci niente.